Assessore, sono 15 anni di questa associazione File, che è anche la collaborazione della Regione Toscana. Un'associazione molto importante che lavora su un fronte estremamente delicato e sul quale dovremo investire e lavorare di più: l'accompagnamento delle persone nel fine vita e l'educazione soprattutto delle strutture, degli operatori e delle persone nell'affrontare questo momento difficile che poi le famiglie, non solo le persone coinvolte, vivono. File, partner della Regione Toscana, e oggi, diciamo, quest'anno, ricordiamo i 15 anni di attività proprio a fianco della Regione Toscana nelle zone di Firenze e di Prato, dove svolge un lavoro di integrazione fortissimo con quello delle istituzioni, negli hospice, nelle cure domiciliari, che dovremmo cominciare ad estendere non solo ai malati oncologici, ma anche alle persone anziane nella fase del fine vita. Infatti con File faremo un lavoro importante di tipo educativo, ma anche di tipo tecnico di formazione, sia nell'RSA, sia nelle strutture dove ci sono i grandi anziani, sia nei confronti delle scuole e dei bambini che spesso si trovano ad affrontare senza conoscere bene e senza rendersene conto il tema del lutto di un genitore. File ha fatto anche una bella pubblicazione su questo tema, proprio rivolta ai bambini. Io credo che sia oggi un tema di grandissima attualità. Oggi si discute molto sul tema della qualità della vita, sulle disposizioni successive, ma è importante invece che le istituzioni si concentrino sull'accompagnamento, sull'aiuto e al sostegno alla vita finché la vita c'è. Questa è la nostra concezione e File è sicuramente uno dei partner più importanti della Regione Toscana su questo fronte. Fanno un lavoro enorme, hanno assistito nel 2016 quasi 2.000 pazienti, hanno risposto a oltre, mi pare, 10.000 chiamate ed è una delle associazioni più attive sul nostro territorio con un'ottica appunto non solo al settore oncologico, ma un'ottica complessiva nei confronti del fine vita. Quindi noi naturalmente le ringraziamo e ci confermiamo nella disponibilità alla collaborazione.